Partiamo. Perché il narcisista maligno è geloso di te? Bene, se non te ne sei accorta, ti posso confermare che il narcisista con il quale interagisci, il narcisista maligno, è geloso di te. Ti sorprende questo? Non dovresti sorprendere più di tanto, perché la gelosia è un veleno mentale che caratterizza sempre il narcisista. Infatti, lui manifesterà questa sua gelosia cercando tutto sommato di distruggerti emotivamente, talvolta finanziariamente, talvolta in altri termini, ma cercherà sempre di distruggerti. E poi il narcisista non ti farà mai complimenti se non nella fase iniziale. Che cosa utilizza, diciamo, quali sono le modalità che il narcisista utilizza? Intanto posso dirti che il narcisista non prova empatia, non prova compassione, non prova fiducia né in se stesso né per gli altri, ha una scarsa empatia soprattutto da un punto di vista emozionale e quindi potremmo dire che non ha intelligenza emotiva o per meglio dire ha una scarsissima intelligenza emotiva. Quali sono le qualità che i narcisisti invidiano negli altri, soprattutto nella persona con la quale sono relazionati, e che di fatto vogliono distruggerle? Questo è, vogliono distruggerle. La prima cosa di cui è geloso e che vuole distruggere, anche se magari non te ne rendi conto, è la tua semplice felicità. E questo lo capisci? Com'è che ti distrugge la felicità? Rovinandoti le serate, ad esempio, ti fa vivere, diciamo, una serata da single, essendo freddo, anche se stai in coppia con lui, ti fa sentire sola. Cerca di rovinarti, finanziariamente, quindi per toglierti la felicità, perché le azioni che il narcisista fa le fa proprio principalmente allo scopo di togliere la felicità. I narcisisti non sanno come trovare la felicità dentro di loro e quindi cercano di toglierla agli altri. Anzi, talvolta vivono la tua felicità come un'aggressione nei loro confronti. Questo è un po'. Il narcisista è sempre un bambino piccolo, no? I bambini piccoli sono gelosi di tutto, dei giochi degli altri, insomma, diventando adulto però queste cose devono passare. Nel narcisista invece si acuiscono, diventano ancora più forti. Il narcisista è anche geloso, della tua autostima, perché il narcisista di fatto non ha un'autostima, ce l'ha solo apparentemente. E quindi anche qua cerca di rovinare in qualche modo la tua autostima, facendoti sentire una nullità, facendoti sentire una merda, cercando, diciamo, di farti perdere l'autentico senso del sé. E quindi questo è, diciamo, è un'altra gelosia forte che ha il narcisista, e quindi cerca di distruggerti. Cerca di distruggere la tua felicità, cerca di distruggere la tua autostima e poi è un'altra gelosia, la gelosia dei tuoi successi, cioè lui non tollera che gli altri, le persone con le quali interagisce, abbiano successo. Quello che tu hai ottenuto deve averlo lui. Pensa di essere migliore, pensa di meritarsi tutto senza dover fare niente, che è un po' il principio del bambino fondamentalmente. Pensa che tu non sei degna del successo, pensa che eventualmente sei stata fortunata, ma non te lo meritavi, se lo meritava lui. Ed è ingiusto, divinamente ingiusto, che tu abbia avuto successo e lui no, magari. Questo è il narcisista. Non può mai essere
perdente, non può mai essere di meno di un altro, quindi vive costantemente gelosia per i soldi, per il successo, per l'ammirazione sociale, è geloso di qualunque cosa, è geloso di qualunque tuo successo. Sperimenta una gioia malsana, ma gioia è, quando gli altri provano, vivono delle sventure, vivono delle sciagure, lui gode di questo. E questo è fondamentale. Il narcisista può provare gelosia per qualunque cosa che tu abbia, per le cose che tu hai, ma tutto, la tua bellezza, il tuo lavoro, i tuoi amici, la tua casa, la tua macchina, qualunque cosa sia che tu hai, lui prova gelosia. Hai fascino? Deve cercare di distruggerlo. Hai degli amici simpatici che ti vogliono bene? Deve cercare di isolarti. Hai soldi? Deve cercare di toglierteli. Meglio se vanno a lui. E quindi ti criticherà su tutto. Cercherà di dire che il tuo lavoro è inutile, che tu sei inutile. Cercherà di dire che tua madre, tuo padre, tuo fratello, i tuoi figli, non so chi per essi, ti odiano. Cercherà di mettere in discussione la tua bellezza, sei troppo grassa, troppo magra, sei troppo bassa, che ne so, troppo bassa, grassa, alta, magra, non lo so, qualunque cosa tu abbia, diciamo, cercherà di squalificartelo. E questo è un po' il modo di fare estremo. Il narcisista vuole distruggere tutto, la tua felicità, la tua bellezza, il fatto che ad esempio che gli altri ti vogliono bene e quindi cercherà ancora di farti vivere tutti i sensi di colpa, no? Cioè ti butta delle frasi del tipo ero così felice prima di incontrarti, poi ho incontrato te. Tu mi hai rovinato la vita, adesso io devo rovinare la tua, non lo so, questo è quello che pensa. Passi il tempo a rendermi triste, sei fortunata a stare con me, senza di me non ti prenderebbe nessuno perché c'hai questi difetti, guarda tutti i difetti che hai, sei pieno di difetti. Ma tutto questo è soltanto la voce dell'invidia del narcisista, quindi non devi proprio neanche farci caso, devi proprio diciamo bypassare tutto questo e fottertene altamente. Questa è l'unica cosa che puoi fare se vuoi uscire da questo schema e se vuoi liberarti una volta per sempre della morsa del narcisista. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. Ti ricordo di abbonarti, di iscriverti al canale attivando la campanella.